Ciao a tutti, Gugi, ben ritrovati dal vostro Andrenicro91 su Pokémon Ultra Sole. Siamo appena arrivati all'isola di Akala e dobbiamo andare a fare la prova che si tiene a percorso 4. E andiamo allora. Incontreremo tanti nuovi amici Pokémon, ma non so se avrò voglia di catturare qualcosa di interessante qui, dovrò poi vedere. Il mio team mancano ancora due membri, uno dei quali so già chi è, però lo prenderò più in là. Penso forse al prossimo episodio? Sì, nel prossimo episodio dovrei prenderlo, in teoria. Eccoci qua, questo è un primo allenatore che incontriamo. Non c'è bisogno di suonare il campanello per chiamarmi, basta incrociare gli sguardi. Oh, è un cameriere allora, o un cuoco, qualcosa del genere. Vediamo un po'. Ah, è un facchino. Ok, dovrei avere problemi a sconfiggere questo Fomantis, anche se è di tipo erba, coleottero. Ad ogni modo, io ho Rogodenti e dovrei farlo fuori con un attacco solo. No, wow, è resistente il tentatino, eh. Non mi ricordo se è erba coleottero o coleottero solamente. Ma vabbè, ad ogni modo è andato via. Potrei avere un po' di problemi a sconfiggere forse la sua evoluzione. In questo momento non mi viene in mente come si chiama, ma con questo sarà il dominante di questa prova. Ok, questo mi dà consigli utili che alla fine non si rivelano utili perché già so tutto quello che c'è da sapere. Ci sono pecore, quindi nel mondo Pokémon ci sono animali normali. Ah no, è un Mudbray. Fa il verso della pecora, anche se in realtà è più un asino. A dire il vero, pare più un asino, ma... Un mulo, un mulo. Vai un po' a capire perché. Eppure i Pokémon pecora ce ne abbiamo già, eh. Magari, certo, non proprio tanto... Non fanno i versi della pecora, fanno Mari, però... Insomma, ce l'abbiamo. Strumenti nascosti, bisogna sempre controllare per gli strumenti nascosti. Oddio, qua c'è un allenatore. Sì, quella ragazzina mi ha detto che le strade nascondono sempre degli oggetti, infatti l'ha appena trovato uno. Grabbin selvatico, ok. Grabbin l'ho cercato tantissimo nello scorso gioco, per un tratto di gioco. Al primo percorso si trovava, percorso 1. E ci ho perso un quarto d'ora minimo a cercarlo, perché lo volevo davvero tanto, lo volevo. E alla fine sì, insomma, si è rivelato quasi utile. Però era un po' debole, perché comunque sia ragazzi, vuoi o non vuoi, Pokémon coleottero sono tre Pokémon più deboli del gioco. Però è anche vero che io ho visto un ragazzo usare Butterfree in competitivo tanti anni fa, 2009 forse, 2010 forse. E l'ha usato per un paio di turni perché è andato subito KO e è andato. Però comunque sì, ha settato un sonnifero e una paralisi. Quindi insomma, usare in certi modi alcuni Pokémon competitivi è davvero ottimo. Sto giocando senza condividere esperienza, però ragazzi, è davvero... Aspetta, ha vento gelato? Sì, perfetto, così posso sconfiggere il suo Bagon appena entra. Manda Bagon, ok. Bagon è un Pokémon difficile da allevare, ma quando arriva al suo stadio evolutivo finale ti ripaga tutti gli sforzi. Pembeter! Vai, con un colpo solo. Perfetto. Fai anche collezione di sconfitte, mi dispiace, io purtroppo sono troppo potente per te. Ok, vediamo un po'. Un revitalizzante, ragazzi, sto trovando un revitalizzante a tutto spiano. Meno male che non faccio una Nuzlocke, sennò era sprecato. Sia quando viaggio che quando lotto consulto sempre la mia app preferita, pokeviaggi.it. Io mi chiedo una cosa però. Questo qui quanti power bank si è portato dietro? Perché sta sempre qui fuori all'avventura. Non rientra mai in centro Pokémon a ricaricare questo cellulare, quindi... Sempre qui fuori, lo vediamo. Ti faccio incontrare un tuo amico di canto. No, inseguimento! Ah, lo togli il doppio se quando rientri nella Pokéball. Accidenti, ma avevo già cambiato Pokémon. Perché me lo fai riscegliere? Non va bene, eh? Andiamo un po' con... No, paralizzante non ce lo vedo. Andiamo con confusione che almeno è da stab. O era volante, non mi ricordo. Insomma, io il mio Butterfree lo voglio usare ben benino. E io... Da... Secondo me per la Valle di Pica c'è un bel posto. Oh, devo andare a vederla allora. Io da quando ho capito che mi piace giocare a Pokémon, cioè da quando ero bambino,
Diciamo che a parte gli scherzi, da più o meno una decina di anni a questa parte, Pokémon, uso i Pokémon che più mi piacciono per giocare e non mi faccio condizionare dagli altri che dicono: ah, usa questo Pokémon perché è più forte, leva quello. No, mi piace giocare con i miei Pokémon. Valle dei Pikachu, un paradiso elettrico. Wow, non ho... questa è una nuova parte del gioco, ragazzi, eh. Che bello. Ciao. Benvenuto nella Valle di Pikachu. Anche Pikachu ti danno il benvenuto. Come ricordo della tua prima visita, ecco il regalo ispirato a Pikachu. Ora posare la decorazione di Pikachu, ma non la userò mai. E vai, posso esplorare un pochino. Oppala. Pokéball, subito. Calamita. Vabbè. Ma c'è anche uno Slowpoke lì, vedo. Ok, entriamo un po' qua dentro. Vediamo cosa. Oh mio Dio, tre Pikachu. Ah, uscite a giocare. Bene. Ora posso entrare. Ok. Pikachu. Un altro Pikachu, stavolta femmina. Ma mio Dio! Posso? No, non posso entrare. Non, scompaiono, non mi fanno entrare. Ah, posso giocare con i Pikachu? Però non penso che ci possa fare. Cioè, non voglio, non posso farli diventare amici per farli entrare in squadra, credo. Vediamo che mi dice la ragazza. Vuoi rispondere a Pikachu Quiz? Certo! Ok, vediamo un po'. 5 domande. La prima: quale parte del corpo ti permette di distinguere un Pikachu maschio da una femmina? Coda! Cosa contengono le guance di Pikachu? Elettricità. Terza domanda: cosa è necessario per farle evolvere il Raichu? Una pietra tuono. Quarta domanda: di che colore è un Pikachu più cromatico e più scuro? Quinta e ultima domanda: lo stadio evolutivo precedente a Pikachu è Pichu. Ma chi è stato il primo a scoprirlo? Il professor Elm. 5 domande su 5, vai! Cosa mi regali? Una medaglietta Pikachu e un cappellino Pikachu. Ma non posso! Oh mio Dio, una foto posso fare, vediamo un po'. Questa volta voglio farla. È una cosa nuova. Più vicino che posso andare è così? Che bravura. Ok, niente allora. Possiamo. Penso che possiamo andare ora. No, c'è sempre Pikachu. C'è sempre Pikachu che mi blocca la strada. Boh, io vado. L'ho fatto uscire 21 da roulotte, ma basta. Ok, siamo tornati. Oh, un'allenatrice. Oh, mi ha scoperto. Oh no, dovrò combattere con lei. Bene, sconfitto anche questa allenatrice. Mi ha tolto un po' di punti di salute con il suo miau. Mi ha fatto davvero un bel po' di danni. Però saliamo al 17 con Slyla. E dovrei cambiare Pokémon a questo punto. O meglio, in questa prova sarà una prova d'acqua. Quindi mi servono Pokémon che non sono acquatici o che non sono deboli all'acqua, comunque sia. Quindi devo allenare un altro pochino Zacro e poi dopo metto Pizza poi davanti pure alleno anche un pochino lui di un paio di livelli almeno. Anche se penso che lascerò fare tutto quanto a Zacro perché a vedere come stiamo messi. FIFA Sfera. Ah, ok. Qui stiamo andando. Ah, non si sa dove stiamo andando. Ah sì, stiamo andando. Arrivando al ranch forse, quello ranch particolare. Qui non c'è niente. Davvero? Neanche una pozione, nulla. Ah, va bene. Invece c'è uno strumento che è radice energia. Ottima la radice energia. Ok, sconfitto qualche selvatico. Insomma, nulla di che. C'è ancora molta strada da fare.
Questo qui che fa? Ehi! È un cuoco. Se vuoi sperare di battere il capitano Ibis, devi fare una bella scorpacciata di sfide. Ah no, quindi prima c'è Ibis, non c'è la prova di Suren? Ah. Vabbè, non mi ricordavo. Beh, allora sì. Sempre che ci vuole Sacro alla fine, perché Coleottero, Dio volante. Che ha mandato un Cutiefly, guarda. Cutiefly è folletto. Folletto Coleottero, se non erro. Sì, folletto Coleottero. Senti proprio quando fa il bello rumore potente di quando lo colpisci ed è super efficace. Ah, che goduria. Vediamo un po'. Mi pare strano che c'è Suiren, che c'è Ibis, voglio dire, prima. Perché l'altra volta abbiamo affrontato prima Suiren. Nel frattempo raccolgo un po' di bacche, sono finite. Però ragazzi, insomma, le bacche in Zaffiro e Rubino costituivano un sottogioco di tutto rispetto. Poi purtroppo è andata sempre più scemando la cosa dalla quarta in poi. La quarta ancora troppo ci teneva alle bacche. Però non era come la terza gen. Ad ogni modo, l'atmosfera di Wara fa venire voglia di un duello da film western. Che forza, sarei emozionatissimo. Ma però fammi rimettere in sesto la tua squadra. Grazie, Hau. Prima della sfida ti cura anche. È stupido. Gary motherfucking Hawk non ti curava. Ti prendeva a calci nel culo se avevi i Pokémon scarichi. Vai, Hau. Oh, è Super Cerchio Z. Hey. Come fa a tenerlo fuori dalla sfera? Voglio anch'io. Provo a mettere davanti Leopop e vediamo se anche lui esce. Oh. Partire con Sacro? Vabbè, ci proviamo. E quanti... Oh mio Dio! Bello Torracat comunque sia, ragazzi. È un Pokémon stupendo. Carica travolgente, forza motrice posteriore! E via! Bam! Vabbè, non essendo la stab non mi ha fatto nulla. Poverino. Sarà Pikachu? Andiamo su Lyle allora, che può tankarlo un pochino. Da notare dietro la balla di fieno che si muove a 2 frame al secondo. Sentiamo di sassata che dovrebbe essere fisica ma non da contatto. Se solo fossi più veloce. Brutto colpo, ottimo. Con questo dovremmo forse finirlo, eh. Non ne sono sicuro ma dovremmo farcela. Grande, grande. Proprio al pelo mi sa che l'ho preso, eh. Al pelo proprio. Noibat, mando, sì, mando Leopop, che dai, deve combattere un pochino sto tipo qua. Dai Leopop, facciamo vedere chi comanda. Deve combattere un pochino anche lui, sennò si annoia. Comunque sì, ha 4 Pokémon. Ha un nuovo Pokémon oltre questo. Aia. Non un grande danno, però non è indifferente. Ottimo. Prossimo chi sarà? Sarà un Eevee. No, rimango con il Leopop, dai. Devo arrivare al 20. Vediamo un po'. Lotta. Acqua getto. Almeno faccio una Oh, attacco rapido, è più veloce lui. Accidenti. Dico, faccio una mossa da priority, almeno lo colpisco. No. Attacco rapido. Ma... Occhio di teneri alla priority? Fresca. Incantavoce. Mi ha ridotto l'attacco, quindi devo andare per forza con incantavoce. Che almeno è speciale. Che già lì ho poppa carenza di attacco. Poi se me lo riduci pure di 2. Io vado con un attacco speciale, vado almeno. È andato anche Eevee. Bella lotta, Hau. Bella lotta, ma perdi come sempre, mi dispiace. Dove ho imparato? 16 anni che gioco a Pokémon.
caspita che lotta! Anche Torracat e gli altri si sono divertiti un sacco. Tieni, ho qualcosa per te. Super colpo! Che me ne faccio? È presente l'aura che circonda i Pokémon dominanti? È quella che li rende così difficili da sconfiggere. Difficili? Nelle lotte di Pokémon a volte si vince, a volte si perde. L'unica vera sconfitta però è quando non ci si diverte. Beh, io ora vado, voglio vedere la fattoria Oana. Alola. Bene, cambiamo Pokémon davanti. Vediamo un po' se il Diopop esce dalla sfera. Ma non credo. Quello solo Ao può farlo perché Ao è un raccomandato. Mi sembrava che lì fuori c'era un signore di quello che dai poteri ho. Ora vado a vedere se è lui, va. No, è scomparso, me lo sono perso. Ah, ci picchia. Pensavo rimanesse, invece. Oi. Ehi, piccola Vulpix, dacci retta! Sgancia il tappo d'argento e in fretta! Smettete di tormentarla, vi prego! E tu che vuoi, ragazzino? Senti, un Pokémon non ci farei mai niente con un tappo d'argento. Ma noi sì che sapremo metterlo a frutto. Yo, yo, yo! Per favore, potresti fare qualcosa? Ma ti faccio anch'io la rima. Se il Pokémon non lascerai, tanti calci in quel posto prenderai. Eh? Ti piace ficcare il naso degli affari altrui, ti meriti una bella punizione. Noi del Team Skull, gli piccioni come te ce li mangiamo a colazione. Yeah! Occhio allo Skull! Te l'ho detto, se quel Pokémon in pace non lascerai, tanti calci dove non batte il sole prenderai. Vuoi provare? Proviamoci allora, dai. Team Skull, proprio il rifiuto del Team Rocket siete. Lo scarto del Team Rocket. Non siete la metà di quello che era. Che erano quelle reclute. Quelle sì che erano cattive, ragazzi. Eeeh. Bemmete. Con un colpo solo dovremmo farcela, eh. Yeah, grande. Sarà un Rattata di Alola, ma è pur sempre un Rattata. La colazione ti è andata di traverso, mi dispiace. È un po' tardi per la colazione, ma... Ah, è tutta colpa di questo Pokémon che si ostina a tenersi il tappo d'argento. Vulpix proprio non gli frega niente. Yo, Vulpix, per oggi l'hai scampata, ma la fortuna non ti starà sempre appiccicata. Ciao, basta feste. Se sono andati, va tutto bene adesso? No, dove scappi? Ah, ma dove va? Grazie per il tuo intervento, spero che tornerai a trovarmi domani, ne sarei molto felice. Ma perché domani? Cosa succede domani? È questo. Tuo Brian non supera i 50 kg, le mosse come il Lacer Booster non saranno molto efficaci contro di loro. Ok. Hai un po' di latte Mumu, signore? Oh, salve. Prego, prendi una bottiglia. Grazie. Le altre devo pagarle, vero? Torna pure domani. Ah, peraltro latte gratis. E va bene. Oh, un altro stemma del dominante. Ce ne sono 20 in tutto, ho detto, mi pare. Ok, ha delle mosse eccezionali. Fuoco bombe e lanciafiamme, la Peppa. Ha delle mosse eccezionali, sì, signore, sto Magmar. Davvero, di tutto rispetto, lo vorrei io un Magmar. No, non è vero, non è il Pokémon di fuoco che vorrei, però. Ce n'è un altro molto più appetibile. Questi non mi fanno passare. Una Velox Ball calda. Ma è così? Ok. Questo non ha nulla. Ok. Una Velox Ball calda. Beh, è un Pokémon di fuoco. Oh, una stanza comunicante? Sì. Comunica con una stanza che a quanto pare è inutilizzata.
Chissà perché. Cioè, si entra da qui fuori, però. Boh. Strano. Ok. Sa che in questo video la prova non ce la faccio a farla, perché davvero sto. Mi sto divertendo a esplorare tutto quanto. Non dico che voglio fare un let's play al 100%, però. Però diciamo che mi diverte esplorare bene la zona. Tutti quelli che lavorano nella fattoria dovranno le lotte. Grande! Guarda questa. Mi vede ma non mi registra. Signora! Ho capito che le cataratte hanno problemi, danno problemi, però. Minchia, un minimo, E poi non sono neanche siciliano, mi ho fatto dire minchia, per favore. Beh, insomma, ci è voluto un po' a sconfiggerlo, Tre acquaggetto. Insomma, però diciamo, l'acquaggetto non è una mossa tra le più potenti. È ricarica totale. Signora, signora, lei mi odia. Lo dica, io ti odio. Almeno ce lo so. Ma ci picchia. Lo so che non gli fa niente incantavoce, però voglio usarlo lo stesso. Dai. Oh, proprio per togliermi lo sfizio. Oh, andato. E poi ero anche più lento di lui. Hai capito? Beh, Brion cresce molto bene, però la velocità. Anche se a me la velocità dei Pokémon non interessa, tranne sui Pokémon che possono sfruttare solo la velocità. Ehi là, tu stai facendo il giro delle isole, vero Capi? A proposito, vieni a conoscere il capitano. Ah, ok. Dov'è? Ma l'ho già conosciuta. Gli ha detto mumu mumu mumu. Che significa là c'è uno che ti vuole conoscere. Benvenuto. E così ci si rivede. Questa è la fattoria Oana, è famosa in tutta l'ala per il suo delizioso latte mumu. Ci si preparano delle beciamelle da leccarsi i baffi. Ho una bella sorpresa per te. Oh, Stoutland, grazie, senza conoscerci così, to tieni. Stoutland è un compagno di viaggio molto prezioso, può scovare strumenti nascosti. Per attivare Fido Stoutland basta premere il pulsante B quando sei in grappa al Pokémon. Perché non provi? Fatti dare un passaggio, potresti trovare tante cose anche qui intorno. Ma non voglio trattenerti, so che sei in viaggio, qui a Cantini sei percorso 5. Seguendolo arriverai alla collina scrosciante, dove troverai la mia amica Suiren. Ah, eccolo, e allora, quello che stavo dicendo prima. Troviamo Suiren prima, non... Non altri, dai. Sono un attimo confuso, dico, ma... Aspetta. Acqua fresca. Però io voglio quel... Quello stemma lì. Come lo prendo? Qui non c'è nulla. Ok, ci stiamo avvicinando. Eccolo, trovato, repellente. Ha un range un pochino ampio come costo per gli strumenti, ottimo. Adesso troverai tanta roba anche qui, tanta, non esageriamo. Un po' la trovo ma non così tanta. Ok, scendiamo che non mi interessa, ora Tauros. Oibo! È un allenatore questo, ok, allora lo sfido con il mio amatissimo Pizza Pie. Salve lei, signore! Stai allenando Pokémon, ti prendi cura di loro per bene? Certo, signore, sono i miei migliori amici Pokémon, anche perché non ho amici. Ma guarda qua, un Mudbray. Chi se lo aspettava, un Mudbray? Mudbray. Ok, vediamo un po'. Andiamo con Paralizzante, che lo paralizzo subito appena inizia la lotta, così almeno evito di farmi colpire un paio di volte, almeno. Almeno. Fangata? Ok, non uso mossa elettro, ma... Va bene. Andiamo con... Confusione. Potrei anche confonderlo. Così faccio due status in uno. No, nulla. Doppio calcio? Ma su un coleottero volante proprio... Non c'è mossa peggiore che tu possa fare. E poi mi ha dato solo 4 punti salute, quindi... Nulla di che. Ok, andiamo ancora con confusione, che insieme a me che lo confonda.
Sarebbe un punto a mio favore molto alto, eh. Oh ragazzi, un Axe da paura. Paralizzato tutta quanta la lotta, non ha fatto nulla. Se non fangate il doppio calcio. Alla grande, alla grande. E pizza per 15. Ottimo, ottimo. Vediamo un po'. Sale in grappa stata, non ci sono strumenti nascosti qui. Ma c'è anche un... uno stemma del dominante, vedo. 20 adesivi, grande. Eccolo! Il professor Locke ti sta chiamando. Ciao, sono io, Marmeloc. Vedo che hai preso un bel po' di adesivi del dominante. Dobbiamo vederci. Ti aspetto sulla spiaggia di Kantai. Tu Kantai, io ballai. Vabbè, però ci vado dopo, ragazzi. Ah, sì, mi dà un... come si chiama? Uno Gumshoes, mi pare, ha detto. O Yangus o Gumshoes proprio dominante, quindi bello potente. Quindi ora che ne ho 20 mi dà Gumshoes. Più in là che ne avrò forse, che ne so, 40, mi darà tipo... mi darà tipo, che ne so, Fomantis. Voglio dire, no, l'evoluzione di Fomantis, voglio dire. Ad ogni modo... ah, questo mi dà la MT10, intro forza. Qui c'è la pensione. Ok, no, non mi interessa che poche intro forza può imparare i miei Pokémon, perché tanto non glielo insegnerò. Questo è niente, la pensione allevano Pokémon, non mi importa allevare i miei Pokémon dalla pensione, preferisco allenarli io. Ok ragazzi, sconfigo questo allenatore e poi concludo il video, perché appunto stiamo per arrivare alla prova di Suiren. Però direi che per questo video ho esplorato anche abbastanza, ci siamo divertiti moltissimo alla fattoria. Bene, cugino, anche questa notte è finita. Ed io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Domani si continua comunque sia l'avventura su Pokémon Ultra Sole. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter dove pubblico tutti quanti i miei aggiornamenti. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!